Una passeggiata romantica, una darsena che tornerà al suo originale splendore, una via che collega Corso Matteotti a Viale Gramsci che verrà completamente riqualificata. Sono gli ultimi progetti su cui sta lavorando il Comune di Fano e che il sindaco Serri e l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi hanno deciso di presentare insieme ai tecnici in uno dei monumenti simbolo di Fano, dal quale partiranno i lavori, la darsena borghese, una porta d'accesso alla città per chi arriva da Pesaro e sede fanese dell'Associazione Nazionale Marinai di Italia, i cui soci negli ultimi anni gli hanno ridato nuova vita rendendola fruibile alla cittadinanza. Proprio qui il primo cittadino vorrebbe realizzare una passeggiata e un ponticello in legno, recuperando questo progetto redatto dall'architetto e socio dell'ANMI Remigio Bursi. Io ho dato uno slogan, la Fano che cresce, perché con questi progetti Fano crescerà con tutte le sue potenzialità. Questo è un luogo storico, straordinario, di grande bellezza e di forti emozioni. La nostra ambizione, che vogliamo concretizzare, non si vuol fermare, non si fermerà solo con la riqualificazione della terrazza, ma vuole anche trasformare quello che è alle mie spalle, una passeggiata che io ho definito una passeggiata romantica, può diventare veramente un luogo suggestivo frequentato per la città. Il porto di Fano fu rifatto nei primi del 600 sotto Papa Paolo V Borghese, da cui prende il nome la darsena, e venne ampliato nell'Ottocento. Ora, dopo qualche rattoppo qua e là, vedrà il restauro della balaustra, da anni in stato di degrado, con la sostituzione dei pezzi aggiunti nel corso degli anni, come questo tavolato, e diventati ormai pericolosi. Verranno ricostruite le parti ammalorate, riverniciate, colonnine ringhiere, sarà ripristinata la terrazza che fino all'anno scorso ha ospitato le vele pubblicitarie e sarà fatto un trattamento di idropulizia per rimuovere muschi e licheni. I lavori inizieranno tra una quarantina di giorni e dovrebbero terminare in 5 mesi, costo dell'intervento 110.000 euro. Interverremo prima di tutto nella pavimentazione che sarà rifatta completamente, poi restaureremo le pietre d'istria che servono da balaustra e quindi diventerà un progetto di riqualificazione molto importante, con un innesto su Viale Puccini che sarà adeguato a un collegamento importante tra la città di Fano, tra il centro storico e il Lido. Il secondo progetto invece, per un importo di 250.000 euro, riguarda via Garibaldi, dove il manto stradale verrà sostituito con il selciato, così come in via Gallizzi, e verrà ripristinata inoltre la base degli alberi con vasche in pietra che delimiteranno il marciapiede. Prima che venissero abbattute nel 1900 le mura lambivano la città e quindi si chiudevano lì, era chiamato quella zona vicolo dello scorticatore e vicolo delle stalle, quindi era una zona d'orti, diciamo, ad uso della città. E è importante questo anche per riscoprire un po' le nostre radici, l'importanza della nostra cinta muraria, e quindi crediamo che anche evidenziare nuovamente dove passavano le mura diciamo malatestiane sia molto importante. Lì non passavano mura romane perché la città appunto romana finiva proprio su via Garibaldi. Quando partiranno i lavori? Oggi apriremo le buste, i lavori nei tempi tecnici partiranno quindi prima dell'estate, dureranno 5 o 6 mesi a seconda del progetto e quindi prima della fine dell'anno, quindi a novembre, avremo questi progetti consegnati alla città per l'uso pubblico.